Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video extra di sabato. Voglio fare questo video sulla legge dell'attrazione perché ho ricevuto veramente tantissime richieste riguardo questo argomento, questo tema. Mi avete chiesto di fare un altro video del genere e quindi lo farò. In particolare stavolta uno voglio consigliarvi diversi libri e, perché appunto mi chiedete sempre quali libri ho letto e quindi vi consiglierò i libri che, cioè alcuni, non tutti, ma alcuni dei libri che ho letto io che secondo me sull'argomento, che secondo me chiariscono molto bene il mindset che ho e in particolar modo e poi voglio anche rispondere alle vostre domande questa volta. Prima però voglio invitarvi, se non avete visto i miei due video precedenti sulla legge dell'attrazione, io ve li linkerò qua sotto nel box informazioni, perché altrimenti non riuscirete a capire praticamente nulla di questo video qua, quindi guardateveli tutti e tre, quei due più questo di oggi, e posso garantirvi che se vi soffermate a capire bene e seguite bene quello che dico, la vostra vita cambierà, nel senso che se siete pronti in realtà per sentire queste cose, se quello che dico risuona, spesso dico così, ma è per farvi capire, se quello che io dico, dirò o ho detto negli altri video risuona dentro di voi, se quello che dico fa scattare qualcosa dentro di voi che vi dice informati di più su questo, leggi, o se comunque soltanto appunto qualcosina si smuove dentro di voi ascoltando quello che dico, evidentemente per voi è arrivato il momento di conoscere la legge dell'attrazione, perché nella vita niente succede per caso, c'è una ragione per tutto. Quindi se voi in questo momento state vedendo questo video, se vi state avvicinando alla legge dell'attrazione tramite me, c'è un perché, evidentemente l'universo vuole che voi lo facciate. Inizierei proprio a una piccola premessa solo che ho fatto anche negli altri video, ragazzi. Io non sono un guru spirituale, sono una ragazza normalissima che ha letto questi libri e che cerca di vivere la vita così, vivendo il momento presente, che cerca di vivere la vita essendo sempre grata e riconoscente per quello che ha e che cerca di vivere la vita in un modo un po' più spirituale, visto che c'è. Non che a me non piacciono le cose materiali, perché lo sapete, ho tante Chanel, insomma, si parla tanto di questo, eccetera, però questo non significa che io dia importanza alle cose materiali e che io, questo non significa che io mi identifichi con queste cose, ok? Che sono solo cose. Cerco di non perdere mai le cose importanti, cerco di non perdere mai di vista quelle che sono le cose importanti nella vita vera e cerco di non dare, anzi non do mai niente per scontato. Gli affetti che ho, spesso mi ricordo che magari non sarei così felice se non li avessi, si parli appunto di Eric, si parli delle mie amiche, si parli di mia mamma, di chi mi vuole bene sostanzialmente, quindi cerco appunto di ricordarmi spesso quanto sono fortunata ed è una cosa che mi ha portato ad avere sempre di più. Quindi questo è anche un po' il segreto della ricchezza, tra virgolette, infatti c'è un libro che lo dice, il segreto un po' della ricchezza, ma adesso mi sto un po' dilungando troppo, comunque appunto... volevo solo dire che poi ci addentreremo in questo discorso, l'abbiamo anche fatto negli altri video, ripeto, guardatevi quei due prima di guardare questo, altrimenti non ci capirete un H, a meno che voi già non conosciate la legge dell'attrazione, quindi in questo caso guardatevi pure questo, però appunto ci tengo a specificare che io non sono un guru spirituale, non sono il Dalai Lama, non sono Eckhart Tolle, non sono nessuno, sono una ragazza normalissima che ha letto questi libri e cerca di mettere in pratica la legge dell'attrazione, il potere dell'adesso, eccetera eccetera eccetera, ok? Quindi iniziamo con, allora, questa domanda è abbastanza lunga, ma io ci tengo a dare spazio ad ognuna di voi e so che questo video probabilmente non farà tantissime visualizzazioni, eccetera, come i video più di gossip, eccetera, però secondo me è importante anche parlare di queste cose, anzi in realtà più che di altre, però... Allora, c'è Deborah Legnani Forelschett, scusami, è un nome, un nickname difficile.
che mi scrive: secondo me la parte più difficile della legge dell'attrazione è quella del pensiero positivo, o meglio, cercare di parlare in modo positivo, perché la nostra cultura ci influenza nel pensare in modo negativo, e questo è verissimo. Piccolo esempio, come stai? Quanti dicono bene? La maggior parte dice abbastanza bene, si tira avanti, vero? Quando magari in realtà si sta bene, ma si ha quasi paura a dirlo. Io credo molto nella legge dell'attrazione perché l'universo mi ha dato tanto, ma è sempre difficile pensare positivo e pensare a ciò che si ha piuttosto che a ciò che ci manca. Quando ero spensierata e positiva, e si parla veramente di qualche mese fa, andava tutto bene, anzi sempre meglio. Poi ho avuto un crollo psicologico e boom, è successo il peggio. Ma anche se so le regole, metterle in pratica è super difficile. Secondo me potresti consigliare libri da leggere, che sono sempre fonti molto esplicative, infatti lo farò. Ma ancor più a me piacerebbe capire come vivi le tue giornate a livello di legge di attrazione. Cosa fai, cosa pensi, come pensi, anche perché sono sicura che voglia dire tutto avere un approccio giusto. Ti ringrazio davvero tanto, tra l'altro, perché mi sono avvicinata a questo pensiero proprio grazie a te. Un bacione e buona serata. Sai, Deborah, anche il fatto che tu ti sia avvicinata a questo pensiero non è un caso, c'è un motivo per il quale tu sia venuta a conoscenza della legge dell'attrazione, la law of attraction, e quindi provo a pensare a questo, perché l'universo ha voluto che io venisse a conoscenza di ciò? Evidentemente ha uno scopo, ok? Il fatto che tu sia consapevole di questo non è un caso. E una cosa voglio anche specificare, perché molto spesso mi viene detto: ma perché tu parli di universo invece che parlare di Dio? Verissimo, io dico universo, ma potrei benissimo dire Dio. Per me è la stessa identica cosa. Credo in Dio, anche se è un Dio, ho anche un po' un pensiero agnostico dentro di me, nel senso che non pretendo di sapere tutto, e quindi tutto quello che è anche della legge dell'attrazione, eccetera, tutto va preso con le pinze, ok? Non bisogna dare niente per verità assoluta, e non lo faccio in ogni caso. Secondo me un Dio esiste, ma è un Dio, secondo me, un po' diverso da quello che magari l'uomo ci ha raccontato, perché quello che noi leggiamo ovviamente nella Bibbia, eccetera, è quello che l'uomo ha scritto, quindi noi non sappiamo esattamente, ma penso anche che la nostra mente umana non riesca a concepire Dio per quello che è davvero, altrimenti non saremmo umani. Secondo me parlare di universo è un pochino più facile, proprio perché l'universo è stato creato comunque da Dio, se vogliamo proprio metterla così, quindi di conseguenza è più o meno la stessa cosa. Poi ovviamente credendo in Dio, ma comunque non magari nel Dio della Chiesa necessariamente, o almeno non per tutto, credo anche che, cioè, per tante cose non sono d'accordo, quindi penso che Gesù stesso non sarebbe d'accordo con tante cose della Chiesa, però questo è un altro discorso. Queste sono, vabbè, idee, appunto, è per me è la stessa identica cosa. Potete parlare di universo, potete parlare di Dio, è uguale. Allora, Deborah, a parte questo, hai ragione, molto, hai veramente ragione quando dici che la nostra cultura ci influenza di pensare in modo negativo. È vero, noi cresciamo con messaggi tipo: ah, cosa vuoi che ti dica? Così vanno le cose, la vita è dura. Ah, cosa vuoi che ti dica? Bisogna sudarsele le cose. Ah, cosa vuoi che ti dica? Come va? Ma potrebbe andare meglio. È come se noi, e hai ragione quando dici, è come se noi avessimo quasi paura di dire che le cose vanno bene. Se invece iniziassimo a dire che le cose vanno bene, perché ragazzi, le cose, cioè, abbiamo un tetto sulla testa, voglio dire, abbiamo bene o male tutti un computer, una connessione internet, un lavoro, voglio dire, anche se, cioè, quello che voglio dire è che dovremmo concentrarci, come dici tu. È sempre difficile pensare positivo e pensare a ciò che si ha, e la chiave sta proprio in questa frase che tu hai detto: è sempre difficile pensare positivo e pensare a ciò che si ha piuttosto a ciò che ci manca, perché noi siamo, la società ci programma così, e il consumismo è un po' tutto. Mi rendo conto che anche il mio canale partecipi a ciò, ma è proprio qui che dovete iniziare a ragionare con la vostra testa, è proprio qui che bisogna
non far scattare determinati pensieri dentro di noi. Noi dovremmo proprio pensare a quello che abbiamo, non a quello che ci manca. Perché se notate, quando una cosa poi ci viene a mancare, il pensiero automatico, ed è capitato anche a me, il pensiero automatico è: cavolo, prima stavo così bene e non me ne rendevo conto, adesso sto male. Ma rendetevi conto che quando pensate questa cosa, potrebbero venirvi a mancare altre 100 cose, per cui poi, se voi le perdeste, direste: cavolo, stavo così bene prima. Potete immaginare il fatto di non avere una casa? Ovviamente no. Ma pensate per un attimo che cosa potrebbe succedere se non ce l'avessimo più. Tutto ad un tratto, tutti i problemi che abbiamo in questo momento sarebbero il nulla, perché l'unico problema grande sarebbe: oddio, non ho più una casa. Ero così scemo a preoccupare, così scema a preoccuparmi prima che tutto andava bene, ok? Quando adesso sono senza casa, questo è solo un esempio per dirvi che anche quando le cose ci vanno bene, la nostra mente cerca sempre la sfiga, cerca sempre, cioè, spero sia chiaro quello che vi sto dicendo, ma è vero, e si vede che tu comunque hai letto molto di quello che ho letto anch'io, comunque il pensiero lo conosci, perché dici esattamente, dici cose molto molto reali. Dobbiamo riprogrammare la nostra mente, e ragazzi vivi tanto meglio dopo, dobbiamo riprogrammare la nostra mente per continuare a ricordarci che dobbiamo essere grati, fieri per ciò che abbiamo, per ciò che abbiamo costruito, perché un domani potremmo anche non averlo più, e poi lì sì che ci accorgeremo di quanto eravamo fortunati, perché se non sei grato verso l'universo, cioè all'universo piacciono, questa è una frase, ve l'avevo detta questa in un altro video, all'universo piacciono molto le persone grate. E quindi automaticamente più tu sei grato per qualcosa, più riceverai. Mentre l'approccio sbagliato è proprio quello di dire: ah, potrebbe andare meglio, ah, questo mi manca, quando magari siamo talmente tanto fortunati che non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ed è un peccato, perché poi arrivi, se continui così per tutta la tua vita, arrivi alla fine della tua vita, quando magari ti restano 3 giorni da vivere, e dici: cavolo. È la stessa identica cosa se dovessero, tutto ipotetico, ok, ma dovessero dirvi: hai un mese di vita, tutto ad un tratto, tutti i problemi che avevamo prima, vero? Provate solo ad immaginare, tutto ipotetico ovviamente, ma hai un mese di vita, boom, di colpo tutti i problemi che avevamo prima sono zero, e questo diventa l'unico problema. Provate a pensare un secondo adesso che c'è gente ogni giorno che si sente dire: ti resta un mese di vita, basta andare in un ospedale, ok, per rendervi conto. Provate ad immaginare quanto siamo fortunati solo per non aver sentito questa frase, ok? Io cerco solo di riprogrammare il vostro cervello con questi esempi per farvi capire che bisogna concentrarsi sulle fortune che abbiamo. Già il fatto di essere in salute, ragazzi, è una fortuna enorme, credetemi. Poi tu dici, anche se so le regole, metterle in pratica è super difficile. E certo, Deborah, è certo, se fosse facile non avremmo bisogno di nulla, non avremmo bisogno della legge dell'attrazione, non avremmo bisogno di nulla, ma non saremmo nemmeno su questo pianeta a vivere la vita, perché noi siamo qui proprio per imparare, o almeno questo è quello che penso io. Noi siamo qui per imparare, per evolverci spiritualmente e capire tante 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 cose, per imparare e per migliorare il nostro spirito, comunque migliorare noi stessi. Quindi è ovvio che il percorso è difficile, è proprio per questo che è importante. È ovvio che non è facile e che è super difficile, ma proprio per questo ogni piccolo passo è un grande passo, proprio per questo ogni... Già il fatto, quando tu riesci a pensare a qualcosa e dire: no grazie pensiero, vattene, sei solo un pensiero, non ho voglia, non mi va, già questo significa che tu dentro di te hai fatto un lavoro gigantesco. Il fatto che tu sia consapevole di quello che mi scrivi significa già che tu sei a 10 passi più avanti di chi magari la legge dell'attrazione non la conosce. Quindi sei fortunata a saperle queste cose. Sai che cosa significa quando dico che i pensieri non sono noi?
E quindi mettila in pratica questa cosa, allenati ogni volta che ti viene un pensiero e che vedi che è un pensiero negativo, ah ma se, ah ma cosa succederà, ah ma se ieri io, ah ma se un anno fa io, stoppalo a metà il pensiero e mandalo via. Perché purtroppo i pensieri ci condizionano tantissimo, ci condizionano la vita e non ce ne rendiamo neanche conto. E quando le cose vanno male, tante volte, non posso dire sempre, ok, è tutto soggettivo, ma tante volte è proprio perché noi abbiamo creato questa verità dentro di noi e poi cominciamo, senza neanche accorgercene, cominciamo a comportarci come se davvero quel pensiero fosse realtà. Vi rendete conto quanto può fare la mente, quanto possa la mente influire un pensiero, più pensieri, perché noi abbiamo influire sulla nostra vita, perché noi abbiamo migliaia di pensieri, l'ho letto da qualche parte, non mi ricordo adesso, le donne ne hanno di più rispetto agli uomini, quindi noi, per un certo verso, avendo ancora più pensieri, dobbiamo lavorarci ancora di più su questa cosa per riuscire a bloccarli. Abbiamo migliaia di pensieri ogni giorno. Provate a pensare se noi riuscissimo a spazzare via tutti quelli negativi, non quelli che ti fanno ragionare e ti fanno pensare e preoccupare per cose vere e giuste, perché quello bisogna farlo, altrimenti siamo delle capre. Ma i pensieri negativi, che per esempio quelli sul passato o per un futuro che magari non si avvererà mai, ok? Che sono costanti nelle nostre menti. Pensate quanto la vita potrebbe migliorarci se noi la smettessimo. Ed è proprio questo che io faccio, che cerco di fare, perché io non sono perfetta, ripeto, sono una ragazza normalissima, non sono un guru, non posso insegnare niente a nessuno, io vi racconto solo quello che voi volete, che io vi racconti perché volete... Gatto Max è qua, non so se lo vedete. Max. E voi volete che io vi racconti come vivo la mia vita, quindi lo sto facendo, ok? Quindi provate a pensare quanto sarebbe migliore la nostra vita se noi non pensassimo costantemente negativo. Però ripeto, se fosse facile lo farebbero tutti, se fosse facile non sarebbe un percorso spirituale, se fosse facile non si chiamerebbe così. Come pensi? Come vivo le mie giornate a livello di legge di attrazione? Allora, ovviamente dipende dalla situazione. Quello che vi dicevo anche in un vlog qualche giorno fa, la mattina quando mi sveglio e la sera prima di andare a dormire ringrazio l'universo per tutte le cose positive e buone che ho. Non mi concentro sulle cose negative che non ho, che vorrei. Mi concentro su quello che ho, che è tantissimo, e non parlo di cose materiali. Certo, ringrazio anche per le cose materiali che ho, ma ringrazio anche per le cose non materiali che ho, per gli affetti, per l'amore, per le piccole fortune di ogni giorno. Quando le cose si incastrano nella vita non è un caso, è l'universo che ce lo sta dando, e io ogni volta che qualcosa si incastra bene, che dico cavolo è successo giusto giusto, quante volte ci capita di dire cavolo è capitato giusto giusto, non è un caso, è l'universo che ve le sta dando queste cose, siatene grati. Questo faccio, e poi quando ho pensieri negativi, come ti dicevo prima, li blocco. Ma se succedesse questo, no? E io li blocco. Ovviamente non ci riesco sempre, a volte mi lascio trascinare. Siamo umani, è normale. Ma a volte riesco a bloccarli, e questo è un traguardo grandissimo. E quando lo faccio sono molto molto fiera di me stessa. Ma... Gatto Max. Lui si mette sempre dietro, perché io sto sulle sedie seduta proprio sul ciglio, capito? E lui si mette dietro, ah ok, si è posizionato proprio, ok, gatto Max. E anche lui è molto affettuoso come gatto Dan. E quindi cerco di, quando ho un pensiero negativo, che è una cosa che non mi aiuta nella vita, ok? Perché bisogna anche fare distinzione tra i pensieri che ti arrivano dal corpo di dolore, poi magari vi spiegherò che cos'è, i pensieri che ti arrivano dall'ego, ok? E i pensieri invece che ti arrivano dal tuo io, dal tuo, come si dice, come lo chiama Eckhart Tolle? Dal tuo spirito praticamente, ok? Ci sono cose che, ci sono pensieri buoni e pensieri cattivi, ok? Non so come metterla. Quando ho pensieri cattivi cerco di bloccarli. A volte ci riesco, quando ci riesco sono super orgogliosa di me stessa e li blocco proprio a metà. Cioè non ascolto neanche tutto il pensiero, ok? Lo blocco proprio a metà e faccio altro, penso ad altro, o ancora meglio, blocco la mente. Perché è una cosa che è così difficile da fare, ragazzi,
e avere silenzio nella mente. Se riuscite a farlo per qualche secondo, io avevo fatto questa prova qualche giorno fa, se io vi dico da adesso a adesso, ok, in questo spazio scommetto che voi non avete avuto un pensiero, ma è davvero difficile allungare questo spazio e riuscire a stare senza pensieri, ad avere la mente sgombra da tutti questi pensieri che ti affollano la mente e ti fanno pensare al passato e al futuro e mai al momento che stai vivendo. Tante volte quando vivo un momento felice anche questo faccio. Lo faccio già da prima in realtà di conoscere la legge dell'attrazione. Quando sto vivendo un momento felice me lo godo e penso questo è veramente un momento felice, sono fortunata e me lo godo appieno ragazzi, non perdo tempo a fare foto, eppure sono sui social tanto, ma quando mi godo un momento, niente cellulare, niente videocamera, sono lì presente e me lo tengo stretto e me lo vivo al mille per mille. E questo è il modo migliore anche per riviverli poi quei bei momenti in futuro, perché ti ricordi esattamente la sensazione che hai provato ed è bellissimo e non tutti riescono a farlo. E neanche io in realtà ci lavoro su questa cosa ovviamente, perché ripeto, sono una ragazza normalissima, sto imparando o comunque cerco di mettere in pratica queste cose, questa è un'altra cosa che faccio. E poi dipende molto dalle situazioni. Altra cosa, se ci sono situazioni negative, persone che mi risucchiano l'energia, avete presente quelle persone che non sai perché, ma quando stai con loro ti senti stanco, specialmente dopo, se ci stai per tanto tempo, quando se ne vanno, hai proprio come un sospiro di sollievo, energia. Non sono persone cattive necessariamente, possono essere anche amici, amiche, parenti, ma cavolo, quando se ne vanno senti proprio che l'energia ritorna, perché sono persone che ti succhiano via l'energia per il tanto, tanta negatività, lamenti, ego, parlano di sfiga, non... Ecco, questo è il mindset che io non vorrei mai avere. E questo cerco di fare, cerco di stare lontana da queste persone quanto posso, o perlomeno non mi sento più obbligata a starci assieme, perché devo pensare prima a me stessa. Giustamente, come dice anche Osho, bisogna essere un po' egoisti, perché se non sei tu per primo egoista, tra virgolette, a pensare un po' a te stesso, non puoi aiutare neanche gli altri. Quindi ho imparato negli anni a distanziarmi anche dalle persone che mi risucchiano energia, mi fanno sentire e mi fanno avere pensieri negativi. Quindi ovviamente non è facile, per niente, però questa è un'altra cosa che faccio. E poi cerco appunto il più possibile di fermare la mia mente e allungare questo intervallo, ok? Provate a pensare alla beatitudine di quando da qui a qui io vi ho fatto stare per 2 secondi, ok? Senza un pensiero. Provate ad immaginare stare sempre così e non avere mai pensieri che ti affollano la mente pensando al passato, al futuro, che non hanno senso, perché il 99% delle volte non si avverano quelle cose, e se pensiamo al passato è assolutamente inutile al mille per mille. Quindi questo, sì, questo per rispondere alla tua domanda è quello che cerco di fare nelle mie giornate. E poi ripeto, la sera di nuovo mi soffermo sulle cose positive che ho e ringrazio l'universo, perché... E poi un'altra cosa: quando c'è qualcosa che mi affligge, un problema, una stupidaggine, ma anche una cosa importante, non la tengo lì. Avete presente nello stomaco che ti crogiola? Ok, non la tengo lì. Quando qualcosa mi fa preoccupare, mi spaventa, mi mette ansia, paura, penso, perché so che è così, io lo so, penso che questa cosa la visualizzo come di solito una bolla scura, nera, una sfera scura, la visualizzo, la guardo e poi la lascio andare via e penso che comunque l'universo se ne prenderà cura, se non c'è niente che io possa fare, ovviamente sto parlando di cose su cui io non posso fare niente,
e la lascio andare via e penso, ok universo, la do in mano a te, fai tu quello che sai che devi fare, aiutami tu, e la lascio andare via. Se mi ritorna in mente, la rivisualizzo e la lascio andare via. Proprio immaginatevi di fare così e lei se ne va. Vi togliete un peso, rifatelo, guardatevi dentro, immaginatela questa cosa, io la visualizzo e poi la lascio andare via e lascio che se ne occupi l'universo. E molto, molto, molto spesso, uno, questo vabbè ti aiuta sempre a non crogiolarti, a stare male per niente, se no, appunto, ripeto, se non c'è nulla che tu possa fare per migliorarla questa cosa, se c'è qualcosa che puoi fare, falla! Assolutamente, by any means, falla. Ma se non c'è niente che tu possa fare, oltre a crogiolarti per stare male, perché non serve ad altro, così faccio e la lascio andare e l'universo se ne prenderà cura e sistemerà le cose per me, perché l'ha sempre fatto. Quindi questo era un po' per rispondere alla tua domanda. Allora, poi... Ciao Nicola, a me piacerebbe che tu raccontassi... Laura mi scrive. Ciao Nicola, a me piacerebbe che tu raccontassi quando e come hai scoperto la legge dell'attrazione. Prima credevi in qualche religione o hai sempre seguito la legge dell'attrazione? Perché hai scelto di seguire quest'ultima e non magari la fede cristiana? Grazie, un abbraccio. Laura, ti dico la verità, in realtà le due cose vanno a braccetto. Non è una religione, è un pensiero. La legge dell'attrazione non conferma e non smentisce la presenza di Dio, non, è una cosa che va parallela, quindi non bisogna per forza scegliere. Io ho sempre creduto in una forza più grande di noi, in un qualcosa, ma sono convinta che la nostra mente umana non possa concepire esattamente di che cosa si tratta, quindi e sarebbe impossibile fino a quando siamo su questa terra, per come la vedo io, eh. Quindi il mio pensiero è sempre stato appunto un po' agnostico, e che significa? So di non sapere, sostanzialmente, non sono mai stata né atea né super credente, credo che esista in realtà un Dio, un qualcosa più grande di noi, ma non posso sapere esattamente cose, quindi il mio pensiero è sempre stato un po' agnostico riguardo questo. Questo è come l'ho scoperta la legge dell'attrazione, ti devo dire tramite mia mamma, che mi ha consigliato i libri di Stuart Wilde inizialmente e poi di Eckhart Tolle, quindi tramite mia mamma, e la ringrazio tanto. Poi, allora, questo è un altro commento che mi sono salvata, però purtroppo lo visualizzo, non visualizzo l'inizio. Questo commento è un commento privato, è un messaggio privato, quindi non dirò il nome. Sono serena perché i pensieri corrono, appunto all'inizio me lo sono persa, scusatemi. Sono serena perché i pensieri corrono alla mia vita, che verrà completamente stravolta, il mio distacco dalla famiglia, il trasferirmi in un'altra città e cose del genere. È come se vivessi in una bolla invasa da brutti pensieri e non riesco ad uscirne, perché se ne creano sempre di nuovi che purtroppo riescono a buttarmi giù. Non so, forse nel tuo video vorrei sentire un rimedio a questo, a saper gestire i propri pensieri, perché credo che le mie paure, almeno in parte, siano solo frutto della mia testa. Un bacio e scusa per il papiro. Allora, questa ragazza, me lo ricordo questo messaggio, mi diceva che sta per trasferirsi, se non sbaglio sta per avere un bambino, e pensate, invece di godersi l'amore, perché so che è fidanzata o sposata, insomma, sta molto bene con questo ragazzo, con questo uomo, invece di godersi questo momento meraviglioso, che cosa fa la nostra mente? Perché è sempre così, quando stiamo vivendo un bel momento, abbiamo sempre quei pensieri che ci dicono sì, ma questo momento finirà, sì, ma questo momento potrà finire, e poi cosa farai? Ma visto che possiamo godercelo appieno, ma ce lo vogliamo godere appieno questo momento? Certo, come dici tu, non riesci ad uscirne perché si creano sempre di brutti pensieri che riescono a buttarti giù. È proprio per questo che vengono. La mente purtroppo è ego e l'ego cerca sempre la negatività, sempre il litigio, la negatività, la sfiga, il confronto brutto. Questo ego è cercare di distaccarsi dai propri pensieri, è il lavoro più grande che stiamo cercando tutti di fare, ma già il fatto, lo dico anche a te, già il fatto che tu sai, tu devi sapere che i pensieri non sei tu, noi non siamo i nostri pensieri, ok? Noi siamo uno spirito senza età, ok? Senza tempo e senza età, che momentaneamente vive all'interno di questo corpo. E il nostro corpo ovviamente ha un corpo di dolore, che sarebbe il nostro ego,
che costantemente ci ricorda le cose negative, le cose brutte, hai paura perché la tua vita verrà completamente stravolta, sarai lontana dalla tua famiglia, sarai in un'altra città, ma perché non la vedi invece come un'esperienza bellissima? Prova a pensare a una persona di 99 anni che sta per finire la sua vita, che cosa darebbe per poter tornare alla tua età e rivivere queste cose? E magari davanti a te gli anni più belli? Cioè, devi vederla, devi sempre cercare di rovesciare la medaglia e pensarla in positivo. Devi sempre pensare che c'è sempre tanta gente che sta peggio di noi, sta peggio di te. Quindi, pensa che invece magari sarà il periodo più bello della tua vita, che sei giovane, che stai creando una famiglia, che ti stai per trasferire una nuova avventura, è bellissimo! Devi esserne felice. E quando ti senti in una bolla invasa da brutti pensieri, prova a fare quello che faccio io, tu lo visualizzi e lo mandi via. E se te ne arriva un altro, no? Campanello, scusate. Rieccomi, scusate, stavo dicendo. Se te ne arrivano degli altri, cerca di visualizzarli e mandali via. Ovviamente, far stare in silenzio la propria mente è la cosa più difficile, è quello che cerchiamo tutti di fare. Quindi se non ci riesci subito, non prendertela con te stessa. Ci stiamo mettendo tutti degli anni, probabilmente è un percorso che non finirà mai nella nostra vita, però tu devi sapere che tu non sei i tuoi pensieri, non devi necessariamente identificarti con essi, ok? Sono pensieri che vengono e vanno, ma sono solo pensieri. Non sei tu, non è la realtà, sono solo pensieri. Così come vengono, se ne vanno. Non lasciare che influiscano sulla tua vita. Sostituiscili con dei pensieri positivi. Fallo sempre. Per ogni pensiero negativo che hai, trova un pensiero positivo. Poi, allora, vediamo. Domanda per il video sulla legge d'attrazione. Anche questo è un messaggio privato, quindi non mi va di dire il nome. Domanda per il video sulla legge d'attrazione. Come affrontare le emozioni negative dovute ad eventi brutti e stressanti per evitare che tali pensieri negativi attraggano eventi dello stesso tipo? Bravissima! Perché così succede. Quando continuiamo a pensare negativo, eccetera, eccetera, noi attiriamo le cose. È per questo che si chiama legge dell'attrazione. I tuoi pensieri, quello che tu lanci nell'universo, che è quello che tu emani, sono vibrazioni, ne parlava anche Einstein, tutto vibra, tutto è fatto di energia, noi siamo fatti di energia, tutto è in movimento, tutto vibra. Quindi le vibrazioni, l'energia, il tipo di energia che noi emaniamo, ovviamente attirerà lo stesso tipo di energia. Sono una persona positiva, attirerò energia positiva, attirerò persone positive, attirerò eventi positivi. Sono una persona estremamente negativa, attirerò cose della stessa identica energia. Quindi è molto molto importante lavorare su questo, perché più lo fai, più ti arriva del bene. Che vuol dire anche abbondanza economica, se è questo di cui avete bisogno, se è questo che desiderate. L'importante è che non si trasformi in ego, che non diventi una smania di soldi, ma tutto quello che noi emaniamo ci torna indietro, è inevitabile, lo chiamano karma, ma è soltanto energia. È normale che, ripeto, io non sono bravissima a spiegarle queste cose, sono una ragazza normale, ok? Però io cerco di vederla così. Più energia positiva emano, più pensieri positivi ho, più cose positive mi succedono. Ed è vero, mi capitano delle fortune pazzesche e più io dico ho sempre fortuna, mi capitano queste cose, queste fortune pazzesche, più me ne arrivano. E stavo per dire incredibile, no, non è incredibile, è credibile, perché è così che funziona l'universo, è così che funziona la legge dell'attrazione. E chi ha tanta fortuna nella vita, questa cosa l'ha capita. Purtroppo dovrebbero capirlo un po' tutti, vivremo tutti meglio. Sono a fuoco? Non so mai se sono a fuoco nei video, ok, spero di sì. Quindi, come affronto le emozioni negative dovute ad eventi brutti e stressanti? Proprio come ti ho detto, le osservo, mi guardo dentro
anche con gli occhi chiusi puoi farlo perché ti devi guardare dentro, arrivi fino allo stomaco dove di solito si annidano quelle emozioni, ok? Tutte nello stomaco stanno, le guardo dall'interno, le guardo, le osservo fino a quando svaniscono. Cioè è proprio un attimo, puff, e quando ti rendi conto che svaniscono in quell'attimo, in quel puff, rimani lì, ricordati di quella sensazione e cerca di riproporla, cerca di ripeterla sempre più spesso che puoi. E anche tu, già il fatto che noi sappiamo, mi sta facendo crack la mandibola in una maniera assurda, ragazzi, cioè è stranissimo questa cosa, comunque, già il fatto che noi sappiamo di non essere i nostri pensieri, già il fatto che noi sappiamo di poter osservare i nostri pensieri e dire no grazie, siamo già molto fortunati, siamo già non un passo ma tutta una scala al di sopra di chi, ma non per ego, perché siamo, ok, solo per il fatto del nostro percorso spirituale, siamo già più avvantaggiati rispetto a chi non lo sa, quindi usa il tuo vantaggio questa cosa, guarda i tuoi pensieri, tu non sei i tuoi pensieri e guardali andare via, e le emozioni stessa identica cosa, guardati dentro, osservale, falle uscire, se c'è bisogno visualizzale e falle andare lontano, ci penserà l'universo, non devi pensarci tu, tanto tutto quello che deve accadere accade, e se qualcosa non deve accadere non accade, e c'è un motivo per ogni cosa, niente succede per caso, quindi la cosa anche più difficile fare è let go, dicono in inglese, Eckhart Tolle dice let go, cioè, lascia andare, non... se qualcosa puoi cambiarla, ovviamente cambiala, questo è molto importante, se tu puoi fare qualcosa per cambiare le cose, cambiale, subito, veloce, non aspettare, ed è quello che faccio anch'io, se qualcosa posso cambiarla, se qualcosa non va e posso cambiarla, lo faccio subito, immediatamente, non aspetto più, però se su qualcosa non ho potere, tanto vale lasciare andare quelle emozioni, perché tanto non ti aiuta a stare lì a crogiolarti, ma ci pensa l'universo, perché poi più ci pensi, più l'universo pensa, l'ho letta questa cosa, spero di essere brava a spiegarlo, quando tu pensi costantemente a qualcosa, l'universo pensa che tu, cioè per l'universo tu quella cosa ce l'hai in pugno, perché tanto ci pensi sempre, se invece ad una cosa pensiamo a volte, ok, e poi la lasciamo andare, diciamo universo, fallo tu, gestisci tu, pensaci tu, l'universo lo sa e si prenderà cura di noi e ci penserà lui, ok? È difficile spiegare questa cosa, però per me è così, io vivo così, non voglio cercare di, appunto, io rispondo alle vostre domande, non voglio cercare di inculcarvi cose, però io vivo così. Anche questa è privata, quindi non dirò il nome per rispetto della privacy. Allora, parlaci di più dell'ego e del corpo di dolore, Nicole, please, grazie, ecco i cuoricini. Allora, beh, ho parlato dell'ego anche nei miei altri due video. L'ego è la parte umana, è quella bestia che abbiamo dentro di noi che ci causa i pensieri negativi, che ci fa... C'era un... forse se riesco a trovarlo, perché stavo leggendo proprio prima... E posso spiegarti, ecco, Stuart Wilde, per esempio, nel Il Sesto Senso, lo chiama il lato ombra. Ostentare bontà o essere eccessivamente turbati da quello che si percepisce come negativo negli altri. Arrabbiarsi in maniera eccessiva con le persone per questioni sovente insignificanti. Sentirsi eccessivamente minacciati o insicuri. Essere offensivi sul piano emotivo o fisico. Usare la rabbia come arma. Manipolare gli altri attraverso un qualsiasi abuso di potere. Aggressività passiva. Essere eccessivamente ansiosi per questioni di una certa importanza che non si riescono a risolvere e rifiutare di affrontarle o fare effettivamente qualcosa. Disonestà. Corruzione, affari loschi, comportamento nascosto e cattiveria. Memoria selettiva, alterare le verità per far apparire il passato diverso da ciò che è stato davvero. Umiliare gli altri con il silenzio o criticandoli intenzionalmente. Esibire il proprio potere e manifestare atteggiamenti di controllo sugli altri. Essere sleali o irragionevoli nei rapporti con gli altri. Essere vendicativi, rancore. Tutte queste cose che Stuart Wilde appunto chiama lato ombra, in realtà... Alcune cose che Stuart Wilde diceva, perché è venuto a mancare qualche anno fa, sono un po', per quanto mi riguarda, un pochino troppo
non so come chiamarle, esagerate, ma sono comunque dei libri che vi consiglierei. Questo è appunto Il Sesto Senso. Lui lo chiama Lato Ombra. Tutto quello che è ego è questo, sono è l'invidia, la gelosia, il rancore, i sensi di colpa, perché anche se ci pensate, i sensi di colpa non sono una cosa buona. Certo, ti comporti male? Hai sensi di colpa? Quindi non lo rifarai più. No, non è così. Se ti comporti male e ti rendi conto di comportarti male, non devi comunque rifarlo, al di là se hai sensi di colpa o meno. Quindi sono tutte queste cose, appunto il rancore, la rabbia, l'invidia, la gelosia, il pensare che tutto succede a te, ok? Pensare che tu hai sfiga, pensare che tutto questo fa parte dell'ego. E il corpo di dolore è proprio questo. È la stessa identica cosa. Il corpo di dolore è quello che ognuno di noi, perché siamo umani, abbiamo dentro di noi. C'è chi ce l'ha più grande e chi ce l'ha più piccolo. Il percorso spirituale che io cerco di fare, che in realtà, cioè, non so se è proprio spirituale in realtà, è proprio questo: cercare di diminuire l'ego e non ascoltare il mio corpo di dolore, che comunque ho, ce l'abbiamo tutti. C'è chi ha un ego smisurato e pensa che nella vita sia tutto abbia a che fare con loro, pensano di essere il centro dell'universo. Questo è ego, è puro puro ego. C'è chi continua a ripetere costantemente che sfiga, succede tutto a me, anche questo è ego, perché è tutto quello che porta negatività, tutto quello che porta dolore, perché il corpo di dolore ci fa stare male. E quindi sì, questo è quanto. Ovviamente l'ego, il corpo di dolore, ci manda pensieri negativi. Sta a noi riuscire a capire che noi non siamo il nostro ego, noi non siamo il nostro corpo di dolore, noi siamo uno spirito senza tempo e senza età, che attualmente si trova in una forma fisica, ma non siamo noi, ok? Quello che in questa vita, vabbè, qui adesso parlo di reincarnazione, io ovviamente non sono certa di nulla al mille per mille, ok? Sono solo teorie, sono pensieri buoni però. Quello che magari in questa vita ci affligge non ci toccherà nella prossima vita, per esempio. Sono per farvi capire quanto piccoli in realtà sono i nostri problemi, anche se sono giganteschi, perché noi non abbiamo, siamo immortali, siamo spirito immortale, siamo energia, e questo lo diceva anche Einstein. E comunque è provato, l'energia non può svanire, l'energia non muore mai, l'energia è energia. Di conseguenza, se noi siamo fatti di energia, io sono convinta che non possiamo morire, se non il nostro corpo fisico chiaramente, ma il nostro spirito, che è pura, pura energia, continua non a vivere, attenzione, ma ad esistere. Il nostro spirito continua ad essere. Quindi quello di cui ci preoccupiamo in questa vita è comunque relativamente piccolo in confronto alla vita, allo spirito eterno che noi siamo, ok? Spero veramente di riuscire a spiegarmi, perché io non so se sono brava. Voi mi chiedete di fare questi video, io non lo so, io ci provo. Allora, poi, altro messaggio privato. Allora, come posso attrarre a me cose positive, soprattutto l'amore? PS, ti adoro, ormai fai parte della mia vita, ho passato un'adolescenza a guardare i tuoi video. Oh mio Dio, mi sento vecchia, mamma mia, non ci posso credere. Grazie, grazie, perché non c'è cosa più bella per me, davvero, non ci posso credere. Come posso attrarre a me cose positive, soprattutto l'amore? Beh, facendo quello che ho appena spiegato. Pensa e immedesimati già. Allora, in inglese si dice, io ho letto tante cose che leggo sono in inglese, per questo mi vengono i termini in inglese, act as if. Devi comportarti come quello che tu desideri fosse già tuo. Attenzione, non devi comportarti come se quella cosa tu la desiderassi sempre di più, tu devi comportarti come se quella cosa fosse già tua. Quindi non pensare vorrei tanto che succedesse, ma chissà quando succederà a me.
Ma un giorno succederà, in questo caso, di incontrare la mole o di avere qualsiasi altra cosa, il discorso vale per tutto, tu devi pensare, quando questa cosa accadrà, sarò felicissima. Ed è lo stesso pensiero, è una cavolata, sto parlando di una cosa materiale, ok? Sto parlando di me a 17 anni. Quando vedevo qualcuno con una Louis Vuitton, il mio ego... Che messaggio ti manda? Che pensiero ti manda? Ah, quella lì che ha la Louis Vuitton, maledetta, io no. No, io non la pensavo così. Io la pensavo, che borsa figa, così quasi le faccio i complimenti perché anch'io un giorno ne avrò una. E guardate quante ne ho adesso di borse. Ed è solo un esempio, ok? Le cose materiali non sono niente, non ce le portiamo dietro. Quando non ci saremo più, non ce le portiamo dietro, ok? È per questo che bisogna godersi tutto quello che abbiamo, perché un giorno non ci sarà più, sono solo oggetti, indipendentemente da quello che noi paghiamo per portarcelo a casa, è un oggetto, è una cosa, non influisce sulla tua felicità, è un oggetto, com'è possibile che influisca sulla tua felicità? Certo, è bello fare shopping, ma non è la felicità. Io continuo a divagare, e cambio discorso, me ne rendo conto, ma voglio dire talmente tante cose. Quindi tu non pensare, vorrei tanto, chissà, act as if, fai come se quella cosa fosse già qui. Non mi ricordo se Stuart Wilde o Eckhart Tolle faceva degli esempi. Vuoi arricchirti? Vestiti elegante anche per andare al supermercato e sentiti ricco. Anche se magari hai 5 centesimi in tasca, ok? Vuoi un, che ne so, il nuovo iPhone? Comprati la custodia del nuovo iPhone e pensa, quando ce l'avrò la custodia starà da Dio. È così che bisogna fare. Io non penso mai, 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 ve lo giuro, io non penso mai, sarebbe bello se potessi, o quanto vorrei. Io penso sempre, quando succederà sarà fighissimo. Quando questa cosa succederà sarà il top, non vedo l'ora. Questo così devi pensarla, quindi non pensare arriverà l'amore, magari, ma quando arriverà? Pensa come se stesse già arrivando, perché così, se tu riesci a capire che se pensi che sta arrivando davvero, hai vinto tutto. Pensa al ragazzo che tu, ok, ipoteticamente, pensa alla storia che vorresti avere e pensa come sarà bello. Pensa già alle emozioni che proverai, cerca di immedesimarti più possibile, pensa alle uscite che farai, a come ti vestirai, a cosa gli dirai, a cosa lui dirà a te, alle emozioni che proverai, ai regali che gli farai, ok? Alla vita futura che avrai con il tuo amore, ai bambini che vuoi avere, questo devi fare come se quello che vuoi stia già arrivando verso di te, perché così tu non lo sai, ma il ragazzo che tu desideri sta già arrivando verso di te. Certo, la vita fa mille giri, ma lui sta arrivando e devi sapere che è così. Non devi dubitare, non devi mai mai pensare, perché la nostra mente fa questo. Quando io ti sto dicendo queste cose, la tua mente che cosa fa? Ti dice, sì, certo, se fosse così facile farebbero tutti. Il problema è che non è facile, è difficilissimo, perché la nostra mente, appena io ti dico, se tu una cosa la desideri, quella cosa ti arriva, matematicamente il primo pensiero che tu hai è nah, impossibile, non è vero. Se fosse così facile lo farebbero tutti. Il fatto è che è così facile, solo che capire che è così facile è estremamente difficile, perché il nostro ego continua a dirci no, non è così. Il nostro corpo di dolore continua a dirci no, non è così, perché tu devi stare male, perché niente ti succede, niente di buono succede a te, o comunque quel poco che ti succede te lo devi sudare di brutto, eccetera, 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 e poi effettivamente diventa così. Provate a pensare che tutto quello che volete potete averlo, tutto, milioni potete averli, potete avere la villa più bella che volete. Certo, bisogna anche farle le cose, bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a farle le cose. Però basta essere positivi. Vi faccio un altro esempio stupido, sa che già ve l'avevo fatto. Quando io ho iniziato a fare YouTube, prima di iniziare, ok, io ho iniziato per hobby, ok, non sapevo potesse diventare un lavoro, non sapevo se potesse guadagnare bene, non sapevo niente quando ho iniziato, era il 2009, si faceva video per scherzo e di qualità pessima, ok, per farvi capire. Il mio ego
immaginatevi io, cioè studentessa normalissima, ok? Il mio ego ha iniziato a dirmi, e ve lo giuro, no, perché poi la gente che ti conosce vedrà i video e ti prenderà per i fondelli per il resto della vita, ti farai una figuraccia del cavolo, non avrai mai seguito, andrà male e ti pentirai di aver perso tempo. E poi pensavo, non farlo perché tanto non porterà a niente, non ti seguirà mai nessuno, non ha senso farlo perché tanto appunto, insomma, mi ricollego, perdi tempo, eccetera eccetera. Quando poi io, per fortuna, non ho ascoltato l'ego, non ho ascoltato il mio corpo di dolore, ho ascoltato la positività, l'altra parte della mia mente che mi diceva: ma sì, fallo, ma perché no, andrà bene, fallo, ti porterà cose positive, buttati, perché no, è una nuova esperienza, lanciati. Avete capito che cos'è l'ego e cosa può fare l'ego? Cosa possono fare i pensieri negativi? A distanza di 10 anni ho tantissimi progetti di cui sono super fiera, un libro con Rizzoli, il mio kit con Benefit, la mia candela con Jewel Candle, con brand che amo, ricevo prodotti gratuitamente dalle aziende, ho il lavoro dei miei sogni, ho qualsiasi cosa, ovviamente materiale, io possa desiderare più o meno, ok? Quindi provate a pensare se io in quel momento avessi ascoltato il mio ego. Non avrei niente, e questo solo per via di un pensiero. Quindi non bisogna ascoltare il proprio ego. Già ho perso il filo del discorso, e quindi questo, insomma, sostanzialmente volevo dire. Ovviamente ho perso il filo del discorso di brutto, ma spero comunque che quello che sto cercando di trasmettervi io riesca effettivamente a farlo arrivare a voi. Volevo in realtà concludere questo discorso, ma non mi ricordo assolutamente dove avevo iniziato. Io apro 500 parentesi, lo sapete, parlo tanto, ma ho tanti pensieri in mente che vorrei riuscire a, cioè ho tanti concetti che vorrei riuscire ad esternare, ma non sono bravissima a farlo evidentemente, perché mi perdo nei miei discorsi. Però questo è un po' il ragionamento che faccio e che consiglio di fare, perché non ce ne rendiamo conto, ma il nostro ego con quei pensieri può fare tanto, e se noi impariamo a spegnere la mente, spegnere quei pensieri, parlo dei pensieri dell'ego, quelli brutti, quelli su cui non possiamo fare nulla, perché ripeto per la terza volta, se possiamo fare qualcosa per cambiare le cose, facciamolo prima possibile. Io vi sto parlando delle situazioni in cui noi non possiamo fare niente, lanciamo via quei pensieri negativi e sostituiamoli con dei pensieri positivi. Io l'ho fatto quando ho deciso di aprire il mio canale YouTube. Provate a pensare come io avrei potuto perdere questa opportunità, ok? Semplicemente così, non facendo nulla. Non avrei aperto il canale, non avrei mai caricato un video. Quando ho filmato il primo video, sono scena, sono brutta, sono grassa, non so truccarmi, le altre sono più brave di me. Tutto pensieri che arrivavano dall'ego, grazie al cielo io non l'ho ascoltato, ma provate a pensare se io l'avessi ascoltato. Non l'avrei mai saputo. Quindi provate a pensare nella vostra vita quante volte vi lasciate condizionare dall'ego e non lo sapete nemmeno, e avete perso delle opportunità gigantesche, ma non lo sapete, perché dovreste vivere in una realtà parallela, in un mondo parallelo, per sapere cosa sarebbe successo se. E io cerco di vivere proprio così. Allora, poi, altra domanda. Allora, un altro video sulla legge dell'attrazione, perché anche questo messaggio privato che non mi va di dire il nome, perché è un tema tanto semplice quanto complesso, quindi avere qualche nozione in più non fa male. È vero, brava. E la domanda che più spesso mi pongo è: quando dobbiamo arrenderci a qualcosa che ci succede affinché possiamo trarne insegnamento e vantaggio in futuro, e quando invece dobbiamo lottare contro le cose negative proprio perché siamo noi gli artefici del proprio destino? Spero tu risponda anche nel video. Un bacio grande a te. Allora, è molto difficile questa domanda che mi fai, è molto complicata è la risposta. E penso in parte di aver già risposto. Quando non possiamo cambiare le cose, dobbiamo arrenderci. Quando dobbiamo lottare contro le cose negative? Dobbiamo lottare contro le cose negative se nella vita, nei fatti, possiamo fare qualcosa per cambiarle. Pensa sempre questo, sempre. Questa cosa non mi va, non va bene, non va bene.
posso fare qualcosa per cambiarla? Posso fare qualcosa attivamente? Posso fare qualcosa? Se la risposta è sì, falla subito, subito, non aspettare, falla. Se la risposta è no, devi lasciare andare, perché i pensieri negativi non aiutano, anzi, come abbiamo visto, peggiorano la situazione, le situazioni, peggiorano la vita. E in più, se tu continui costantemente a pensare a una cosa negativa, emani energia negativa e quindi cose negative ti arriveranno. Se tu questo pensiero lo mandi all'universo e dici: io non posso farci niente, purtroppo non posso farci niente per migliorare questa situazione, ripeto, solo nel caso sia veramente così, non posso farci niente per migliorare questa situazione, universo, lancio questo pensiero a te, pensaci tu, e l'universo ci penserà per te, o comunque ti manderà dei segnali, arrivano sempre, a me arrivano, anche per dire, certo, potete dirmi sei matta, è solo un caso, certo, ma sapete quante volte magari penso sono fortunata e poi ci sono delle cose che si incastrano talmente bene che neanche ad organizzarle non ce la farei e penso, cavolo, sono davvero fortunata e mi ricapita di nuovo una cosa ancora più pazzesca e non è pazzesco, sono io che le attraggo queste cose. Anche solo vedere una coccinella che mi cammina sulla borsa, ok? Tipo ieri al mare, io ringrazio l'universo perché mi sta comunicando che sono fortunata e che altra fortuna sta per arrivare verso di me. È così, io la vedo così, vivo la vita così e sono felice. Sono molto più felice rispetto a quando queste cose non le sapevo, non le mettevo in pratica, molto, molto più felice. E ovviamente sono partita da una base con un ego non tanto grande. Penso che tutte voi che mi state facendo queste domande e che mi capite, tutte abbiate un ego piccolo come me. Penso che chi ha un ego tanto tanto grande non riesca nemmeno ad ascoltarlo questo video, perché non riesce a capire niente di quello che sto dicendo. Quindi penso che per tutte voi che state guardando questo video, che vi informate, sia più semplice rispetto ad altre persone intraprendere questo pensiero o comunque vivere così. E quindi ho risposto alla tua domanda. Poi, allora, commento, questo è un commento pubblico. Briseide 11 mi dice, oddio, non so leggere il nickname, scusa. Ciao Nicole, proprio in questi giorni pensavo che avrei proprio bisogno di un tuo nuovo video sulla legge dell'attrazione. Come si fa a invertire la rotta? Quando hai un crollo psicologico iniziano a succedere cose negative? Per me questa è la cosa più difficile. Vero, è vero. Anche per me, ti dirò. Anche per me. Sembra come se succede una cosa negativa, inevitabilmente ce ne sono altre 50 che la seguono. Perché? Perché quando tu emani energia negativa, altre 100 cose negative ti arriveranno. Quando succede qualcosa di negativo, e io ripeto, non sono una psicologa, non sono una psicoterapeuta, non so niente, sono una ragazza normale, ho letto questi libri, ti dico solo come vivo io la mia vita, perché me lo chiedi, ok? Quando succede qualcosa di negativo, noi lo interpretiamo come negativo, perché non riusciamo a vedere the bigger picture, non riusciamo a vedere la nostra vita nel completo, ovviamente non sappiamo come andrà in futuro, ma quante cose mi sono successe che al momento pensavo fossero tragedie, tragedie greche, stavo malissimo e a distanza di anni, col senno di poi, so che invece erano eventi negativi perché mi facevano stare male in quel momento, ma meno male che sono successi. Vi faccio solo l'esempio, mi sono separata, ho divorziato, una tragedia, però se non l'avessi fatto non starei con Eric in questo momento, quindi meno male che è successo, per dire, capito come voglio che tu la pensi, come oddio, la batteria che si sta scaricando, ragazzi, io non so da quanto tempo sto parlando seriamente, quindi ultima domanda e poi basta, perché cioè, penso che questo video sarà lungo un'ora, quindi questo devi fare, devi capire che se una cosa negativa ti è successa, per te in questo momento è negativa, tu la vivi e la vedi come negativa, perché magari devi imparare, magari devi, nella vita si soffre e si impara tanto, e l'ego diventa sempre più piccolo ogni volta che soffri, il tuo corpo di dolore diventa sempre meno forte ogni volta che soffri, perché diventi più spirituale, la tua mente si apre, e quindi quando succede qualcosa di negativo, che tu pensi sia negativo, ok? Perché molto probabilmente nella bigger picture non è negativo, ti porta cose migliori, ok? E non parlo solo di relazioni amorose, ovviamente, parlo in generale, può essere un lavoro perso e magari poi ne trovi uno che è mille volte meglio, ok?
pensa che tutto succede per una ragione e che se è successo vuol dire che doveva succedere. Non combattere quello che ti succede, io cerco di farlo, cerco di non combattere quello che mi succede, lascio che succeda, come se fosse un fiume che mi scorre attraverso, ok? Lascio che succeda. E quindi pensa che devi imparare e sii grata, questo lo dice anche Eckhart Tolle, chi lo dice? Non mi ricordo, l'ho letto da qualche parte. Sii grata anche per le cose negative che ti succedono, perché ti fanno crescere, ti fanno imparare, ti fanno sempre imparare qualcosa, e così tu puoi evolvere, perché magari molte cose ci legano, ok? Ciò non significa però che se un evento negativo ci sta succedendo, dobbiamo pensare ne succederanno altri. No, prendila come una cosa che doveva succedere. Cerca di imparare quello che è possibile, c'è sempre una lezione dietro tutto, cerca la lezione e pensa che se è successa questa cosa un perché c'è, vuol dire che succederanno altre cose positive. Non cadere nella trappola dell'ego che ti dice, ecco, vedi, non è vero, adesso ti è successa questa cosa, te ne succederanno altre mille. Non cadere in quella trappola, perché è una trappola, guarda, pericolosissima, ci cadi e è difficile uscirne. Non cadere, ti vengono questi pensieri, boom, li spazi via. E niente ragazzi, la mia batteria sta per morire, non so quanto sia lungo questo video, quindi questi sono i libri che vi volevo consigliare: Stuart Wilde, Il Sesto Senso, How to See Yourself as You Really Are, del Dalai Lama, e io l'ho preso in uno dei miei viaggi, quindi è in inglese, ma suppongo ci sia anche in italiano. Poi Stuart Wilde, La Forza, Miracoli e Le Leggi dell'Abbondanza, sempre Stuart Wilde. Poi La Legge dell'Attrazione, Chiedi e ti sarà dato, che è di Esther e Jerry Hicks. E poi, più importante di tutti, Il Potere di Adesso, da qui, now, il mio tatuaggio, ok? Adesso, now. Questi sono i libri che volevo consigliarvi, magari vi parlerò dei libri in un altro video, adesso devo veramente salutarvi perché la batteria, cioè, sta lampeggiando la lucetta rossa. Mia family, vi voglio bene, scrivetemi altre domande, risponderò in un altro video, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio fortissimo, vi voglio davvero davvero bene e spero che vi aiutino questi video, li faccio solo per voi, per aiutarvi, quindi niente, bacio grande e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, ciao!